Siamo giunti al momento centrale, più importante di questa serata. Solitamente si dice che è un onore avere ospite. Io penso che nel caso nostro sia troppo poco definire questa cosa un onore. È sicuramente un qualche cosa che ci lascerà un eterno ricordo. E quindi ringraziamo a nome di tutto, penso posso farmi voce, lo Stato Maggiore dell'Esercito, e permettetemi soprattutto non per, a nome di tutti i componenti della Banda dell'Esercito, il Maestro Muti, per la sua presenza e per la sua direzione del Nabucco. Fare complimenti a tutti i miei colleghi qui presenti, perché queste musiche che sono scritte per l'orchestra, quando vengono trasferite in banda, vi chiedono ai musicisti della banda un impegno e una difficoltà maggiore. Questo bisogna metterselo in testa ben chiaro. Quindi io faccio molti complimenti a voi per l'uniformità del suono, per il vostro slancio, ed è con grande piacere, è mio l'onore di dirigere la banda dell'Esercito delle Forze Armate, e colgo l'occasione per mandare un saluto a tutti i nostri militari che credo ci stanno ascoltando in questo momento. Noi siamo vicini a loro e li ringraziamo assolutamente per questo che stanno facendo, questa missione di pace nel mondo, per chi lo capisce e per chi non lo vuole capire. Questo incontro è una cosa molto interessante per voi e per tutti quelli che ci ascoltano, perché io ho sentito la banda dell'Esercito qualche volta ovviamente in televisione, ma è la prima volta che noi ci incontriamo. È un matrimonio cinese, cioè, capite? E io devo fare musica con loro, naturalmente, no, adesso li ho sentito suonare, ma loro non sanno io se sono un buon direttore, se sono battere in quattro, se sono battere in tre, eccetera, eccetera. Quindi noi faremo musica di colpo, così. E quindi è una cosa che interesserà loro e interesserà anche me, perché loro non sanno esattamente che tempi farò, in che modo batto. Certe volte i direttori d'orchestra sono eccentrici, sono strani, non si fanno capire, e quando non si fanno capire, nel momento in cui poi dopo l'orchestra o la banda salva il direttore, cominciano ad essere ispirati, no? Poi dopo, se dovesse succedere qualche cosa, quella la rifacciamo. Ecco.